Anticipazioni uomini e donne, Mario ritorna, Maida Platano non crede nelle sue scuse, ma prende tempo. E veniamo alle ultimissime anticipazioni di Uomini e Donne di Maria De Filippi, in quanto sono concesse molte cose, come potete vedere nel trono classico specialmente, ma andiamo con ordine. Gemma Galgani si sta vedendo con un nuovo cavaliere, il primo appuntamento sembra andato bene. A centro studio vengono chiamati in quattro, fra cui Ernesto Russo e Barbara De Santi, che rifiuta un nuovo corteggiatore e balla solo con Ernesto. Ida Platano ha deciso di andare in esterna solamente con Sergio Berni. Fra di loro ci sono state delle discussioni. In esterna la tronista ha portato anche Pierpaolo, il quale ha fatto suonare una dedica per lei da un violinista che l'ha fatta commuovere. Mario Cusitore. È ritornato in studio Mario Cusitore per cercare di trovare una tregua, ma a quanto pare la tronista di Brescia è stata davvero irremovibile. Insomma, l'ha rimandato via. Ma dopo che lui è andato via, ha detto che non accetta le sue scuse, ma non esclude di poterlo riprendere nel trono. Sempre nel trono over c'è stata una lite bella tosta fra Rina Cipollari e Beatrice Dorsi. Brando Efrikian si è risentito del fatto che lei si occupasse più di litigare con Tina che di lui. Ma si è lamentata anche per l'intromissione di Tina Cipollari, in quanto il litigio si sarebbe svolto nel camerino di Beatrice, dove sarebbe andata l'opinionista. Poi è andato in esterna con Raffaella Squotto. I due sono andati a Napoli, ossia la città di lei, e proprio qui si sono baciati. Beatrice Dorsi, probabilmente per provocazione, ha ballato con uno del turnover, ha chiesto quando ci sarà la scelta di Brando, ma lui non ha detto nulla.